Quindi stavo dicendo che oggi faremo questa mini conferenza di 30 minuti sull'uso degli oli essenziali, più che altro per capire un po' cosa sono e perché sono così importanti in questo tema, talmente che ci sentiamo tartassare in TV, nei telegiornali, sul fatto di quanto è importante adoperare dei sistemi di prevenzione che non portino all'antibiotico resistenza o alla farmacoresistenza. Quindi vediamo un attimo di cosa parliamo. Non so quanti di voi conoscono gli oli essenziali, quindi per fare una breve introduzione possiamo dire che gli oli essenziali, come dico sempre, sono una difesa della pianta, perché voi la mia domanda fatidica è sempre questa: immaginatevi di vivere tutta la vita piantati nello stesso posto e dover far fronte a difendervi da minacce ambientali, da aggressori e così come allo stesso tempo dover attrarre gli insetti impollinatori per proseguire la specie. Gli oli essenziali per la pianta servono anche per difendersi da microbi, funghi, parassiti, quindi potremmo utilizzare determinati oli essenziali per avere un effetto antimicrobico, antivirale e antiparassitario. Quindi la pianta è sempre stata utilizzata fin dalla storia dei tempi, perché quando non c'era ancora la farmacia e i laboratori di sintesi, l'uomo ha sempre saputo e riconosciuto queste grandi virtù delle piante. Quindi già in Egitto venivano utilizzati per la bellezza, per le cerimonie religiose, le utilizzavano per aromatizzare gli alimenti. Così come in Grecia, dove addirittura Ippocrate utilizzava proprio fumigare queste piante aromatiche per debellare la peste. Così come a Roma, ad esempio, che invece avevano la tradizione di utilizzare gli oli essenziali veramente in tutto, per la cura dei capelli, del corpo, dei massaggi, erano un po' più lussuriosi, diciamo, i romani. Poi contemporaneamente in Iran e in India si sono evolute le tecniche un po' più di affinazione della distillazione. Quindi mentre in Egitto magari prendevano le piante aromatiche, le mettevano insieme ad altri oli vegetali e per diffusione gli oli essenziali andavano a finire in determinati unguenti che loro utilizzavano, in Iran e in India iniziavano già a creare i primi distillatori. Chi a corrente di vapore, chi a estrazione a freddo, comunque iniziavano un po' ad affinarsi con la tecnica. In India la medicina ayurvedica la utilizza da più di 5.000 anni. Poi faremo delle micro conferenze di 30 minuti anche su tutta la storia degli oli essenziali, che è bellissima. In Cina da secoli anche, infatti li ritroviamo anche nella medicina cinese, l'uso degli oli essenziali, fino ad arrivare in Europa con i monaci, che sono i cultori europei dell'uso dell'aromaterapia, fino al suo fondatore proprio dell'aromaterapia, René Guy-Tossé, che era un chimico che in laboratorio stava cercando di estrarre questi oli essenziali. A causa di un'esplosione si ustionò le mani. Aveva a disposizione un tino pieno di olio essenziale di lavanda in cui istintivamente vi immerse la mano. Immergendo la mano all'interno di questo tino pieno di olio essenziale di lavanda, scoprì come questi componenti chimici sono in grado proprio di lenire la pelle. Quindi possiamo utilizzare gli oli essenziali anche in caso di primo soccorso. Ovviamente dovremo conoscerli man mano, uno alla volta, iniziamo questo percorso di riscoperta, perché come vediamo da questa slide, hanno fatto sempre parte dell'utilizzo e della cultura dell'uomo. Ce ne siamo un po' dimenticati perché la chimica di laboratorio a livello economico conviene, perché è molto più economico creare una singola molecola in laboratorio, mixando due o tre costituenti, sostituenti, due o tre composti, invece che magari aspettare che la pianta cresca, avere il tempo di poterla cogliere nel suo potere balsamico, quando la pianta esprime il meglio di sé, per poi distillarla.
Quindi questo è, è uno dei metodi di estrazione degli oli essenziali, dove praticamente le piante vengono disposte in una maniera ben precisa all'interno di una camera, dove nella parte basale viene riscaldata dell'acqua. Il vapore passa attraverso queste piante, ne prende gli oli essenziali e attraverso una serpentina di raffreddamento otteniamo quella che è la separazione, che è la separazione dell'olio essenziale dall'acqua di trasporto. Così gli oli essenziali vengono imbottigliati. Ovviamente questa è una fase molto importante perché la temperatura di estrazione dell'olio essenziale non può essere lasciata a caso. Se utilizziamo una temperatura troppo elevata, rischiamo di danneggiare le molecole e di rendere l'olio tossico. È per questo che si sente spesso dire che gli oli essenziali sono pericolosi. Questo è vero perché non possiamo conoscere in dettaglio quali sono le tecniche di estrazione del produttore. Anche magari in un laboratorio artigianale, se a qualcuno volesse venire l'idea di estrarre a casa gli oli essenziali, dovete stare molto attenti proprio al rispetto delle temperature. Il metodo più efficace è quello di utilizzare dei distillatori che diminuiscono la pressione all'interno. In questo modo l'acqua evapora a una temperatura molto più bassa e queste temperature fanno in modo che l'olio essenziale rimanga puro e sicuro. Proprio per questo io quando ho conosciuto gli oli essenziali ho fatto una ricerca molto approfondita, soprattutto per capire verso quale olio essenziale rivolgermi. Io utilizzo questi oli essenziali perché mi permettono di andare a controllare sotto ogni boccetta il lotto di produzione. Lo metto all'interno di un sito che mi fa vedere proprio l'elenco completo delle molecole contenute in ogni singola boccetta. Ovviamente l'olio essenziale non è mai composto da un'unica molecola. C'è un mix, un cocktail virtuoso di molecole chimiche salutari. Non tutti gli oli possono essere messi all'interno di questo sito. Poi magari potete chiedermi in dettaglio verso che tipo di acquisto indirizzarvi. Quello che voglio farvi vedere, rientrando nel tema di questa serata, è proprio questo rapporto che è stato pubblicato nel 2015 dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi entriamo nel vivo di questa serata per vedere come gli oli essenziali possono essere una virtù e possono essere il nostro aiuto per combattere quella che adesso è un grande pericolo dell'antibiotico resistenza. Questo trattato praticamente ci spiega come gli oli essenziali possono essere utilizzati nel gestire alcune infezioni fungine. Come potete vedere, io ho inserito solo alcuni titoli e ho evidenziato quelli inerenti a questo tema, quindi le potenzialità degli oli essenziali nelle malattie infettive, la microbiologia degli oli essenziali nell'infezione fungine, fino all'azione antibatterica degli oli essenziali. I batteri sono dei microrganismi composti da una sola cellula. Sono presenti dappertutto, quindi li ritroviamo in tutto ciò che tocchiamo, in tutto ciò che vediamo, perché i batteri sono presenti nell'aria, nell'acqua, nel suolo, nei fondali, nei deserti, anche nei posti più pensabili. Sono stati ritrovati dei batteri addirittura all'interno dei vulcani, quindi in base all'ambiente in cui vivono, loro adotteranno determinate caratteristiche. Consideriamo che i batteri e i microrganismi sono alla base della vita, quindi sono anche presenti su tutte le parti del nostro corpo, dalle cavità della bocca, delle orecchie, la gola, nelle mani, in tutte le parti del nostro corpo. E noi viviamo in completa simbiosi con i microrganismi.
Ovviamente ci sono dei microrganismi che ci aiutano in determinate funzioni, come quelli che abbiamo all'interno dell'intestino, che ci aiutano a digerire alcuni alimenti, e ci sono dei microrganismi che, se prevalgono rispetto a quelli buoni, possono portarci a sviluppare dei disturbi per la salute. Dal momento in cui ci siamo trovati di fronte alla difficoltà di gestire questi microrganismi cattivi, sono nati gli antibiotici. Gli antibiotici che, come potete vedere da questa slide, ad esempio nel 1900 la maggior parte delle morti erano dovute proprio a malattie infettive. Poi, come potete vedere sotto, invece c'è una prevalenza nella banda verde nel 1984, dove sono state completamente risolte le malattie infettive e sono aumentate quelle che, diciamo, le malattie croniche, perché ovviamente c'è stato un aumento delle tecnologie in grado di diagnosticare determinate malattie. Però dall'altra parte l'evoluzione farmacologica ha permesso di far sparire quelle che erano le malattie infettive, cosa però che sta riemergendo come problematica, proprio perché un abuso di questi antibiotici ha fatto sì che la maggior parte dei microrganismi patogeni sviluppassero quella che viene chiamata antibiotico resistenza. Quindi questo abuso di antibiotici, che giustamente ci hanno permesso di acquisire uno stile di vita migliore, perché comunque abbiamo iniziato a utilizzarli nella gestione delle malattie infettive, ma anche nella prevenzione dovuta al fatto che alcuni antibiotici vengono usati anche nell'allevamento. Questo è stato un po' un compromesso che abbiamo dovuto accettare, perché non avendo più la possibilità di utilizzare magari delle materie prime prodotte a livello domestico, questo stile di vita ci porta magari ad acquistare, per alcuni sì e per altri no, magari degli alimenti di origine animale che vengono proprio cresciuti e allevati in maniera intensiva. Quindi immaginatevi di vivere tutta la vita nel pullman all'ora di punta. Cioè, l'accumulo di capi in determinati spazi praticamente fa sì che questi animali si ammalano molto facilmente. Quindi a livello normativo è stata concessa la possibilità di utilizzare gli antibiotici a scopo preventivo. Però quelli che noi ritroviamo poi nella carne sono quelli che ci andiamo a mangiare. Quindi magari mentre facciamo pranzo ci mangiamo la nostra bella bistecca, in realtà ci stiamo anche mangiando una capsula di antibiotici, purtroppo. Però è il compromesso, quindi una dieta varia, sicuramente l'equilibrio è sempre nel mezzo. Approcciamoci magari anche agli alimenti secondo questa consapevolezza, che sono alla base anche di questo problema di oggi, dove sì, grazie agli antibiotici abbiamo comunque allungato la vita media, però ci si sta ritorcendo contro. È un boomerang che abbiamo lanciato 50 anni fa, che adesso rischia di tornare indietro e farci veramente male. Come funziona l'antibiotico resistenza? Abbiamo già detto che i batteri sono organismi unicellulari. Come potete vedere in questa slide che ho creato, praticamente il loro DNA è disperso un po' in tutta la cellula, a differenza delle cellule animali, che invece il nucleo è contenuto. I batteri hanno la capacità di riprodursi ogni 20 minuti, quindi da una cellula, dopo 20 minuti, otteniamo due cellule dei batteri, che dopo 20 minuti ne otteniamo 4, e così via. È una crescita esponenziale e velocissima, che permette a questi microrganismi, in tutte queste divisioni cellulari che vedete, di mutare. Quindi il DNA di una cellula muta, il più fortunato trova la soluzione all'antibiotico, mette questa informazione all'interno di un anello che viene chiamato plasmide, e come noi condividiamo un link su Facebook, praticamente i microrganismi
iniziano a condividere questo plasmide a tutte le altre unità. Quindi la colonia cellulare, la colonia batterica inizia ad assumere caratteristiche di resistenza farmacologica, quindi di resistenza al farmaco. Questo appunto dà origine a quel fenomeno per il quale un batterio risulta resistente all'attività di un farmaco o di un antibiotico. In questa immagine vedete cioè questo tondino che viene chiamata piastra Petri, dove vengono praticamente dispersi i microrganismi. In questo caso sono stati messi in coltura praticamente dello stafilococco resistente alla meticillina, che è un antibiotico. Quindi immaginatevi che in tutta la piastra erano disperse singole cellule. Mettendo la piastra in una temperatura di 36-37 gradi, che è quella corporea, questi microrganismi iniziano a duplicarsi, come abbiamo visto nella slide precedente, e a formare delle colonie, e quindi siamo in grado di vederli, perché il batterio in sé per sé non è percettibile all'occhio umano. Quindi queste colonie stanno a rappresentare delle singole cellule di microrganismo. Quindi questa è una piastra in cui non sono stati aggiunti nessun tipo di composto chimico, mentre questa è una piastra dove è stato sempre coltivato comunque lo stafilococco aureo resistente alla meticillina, però quel dischetto al centro che riuscite a vedere praticamente è stato imbevuto di candeggina, quindi di sostanze che hanno un'azione cloroattiva, perché praticamente la candeggina cosa fa? Riesce a distruggere la parete di un microrganismo e a far disperdere il DNA. In questo modo i microrganismi non possono più condividersi, diciamo, quel plasmide con l'informazione della resistenza. Qui vedete che i microrganismi sono cresciuti, quindi si sono comunque adattati e la candeggina non ha più effetto, non ha più effetto e non riesce a distruggere questo tipo di microrganismo. Sotto invece vediamo il lisoform, quindi anche qui il dischetto è stato imbevuto con il lisoform, dove già ha un po' più di azione antibatterica, ma comunque il microrganismo trova terreno fertile. Questa invece è la quarta piastra Petri, dove potete vedere che non c'è quasi nulla. Qui sono stati comunque coltivati quei microrganismi, è stata inserita una soluzione comunque di stafilococco aureo resistente alla meticillina, e quel dischetto imbevuto è di una miscela di oli essenziali, è stato in grado di impedire completamente la crescita batterica e la proliferazione. In particolar modo, questa miscela di oli essenziali prende il nome di On Guard, che è una miscela che contiene 5 oli essenziali puri di arancio, chiodi di garofano, corteccia di cannella, eucalipto e rosmarino, perché è una miscela che è stata formulata ad hoc per avere la massima protezione, la massima azione protettiva nei confronti di agenti microbici, virulenti o fungini. Quindi è una miscela che è stata studiata proprio per non avere un'efficace di eliminazione nei confronti dei batteri, delle muffe e dei virus. Questa miscela di oli essenziali può essere utilizzata sia per infezioni, per la stanchezza cronica, per il raffreddore, la tosse, la litosi, l'ipoglicemia, e proprio come azione debellante nei confronti di questi microrganismi. L'uso che possiamo farne è svariato, possiamo utilizzare questa miscela di oli essenziali direttamente sulla pelle, possiamo metterla aromaticamente all'interno di un diffusore ad ultrasuoni, e il terzo simbolino che vedete a fianco al nome, praticamente la goccina, sta ad indicare che questa particolare miscela di oli essenziali può essere anche ingerita.
I metodi di utilizzo e di assunzione degli oli essenziali, sia per quello che riguarda il topico, l'aromatico e l'interno, li affrontiamo comunque in un'altra serata. Perché, come abbiamo detto all'inizio, di oli potrei parlarne da qui fino a domani mattina, però ho raggruppato tutto in piccole conferenze di 30 minuti. Volevo giusto presentarvi la miscela che è stata in grado di avere quell'azione su quei microrganismi e volevo parlarvi anche di tre oli essenziali singoli che possono avere anche un'azione importante a livello dei microrganismi. Questa è la menta piperita. La menta piperita è un altro olio essenziale con una forte proprietà antibatterica perché è stato visto che l'olio essenziale di menta piperita ha inibito dei ceppi resistenti di Stafilococco, Escherichia coli, Salmonella e Helicobacter pylori. Però la possiamo utilizzare per tantissimi benefici perché aiuta molto in caso di artrite, di coliche, di depressione. Di infiammazione anche delle articolazioni e per i problemi epatici. Il geranio invece è un altro olio essenziale che può essere utilizzato per la bellezza perché possiamo utilizzarlo quando ci sono delle situazioni acneiche, proprio perché l'acne è determinata dalla presenza di questi microrganismi sulla pelle. Quindi il geranio è anche un olio molto utilizzato per la sua azione antibatterica. Si è osservato che una formulazione di citronella e geranio è stata in grado di ridurre la presenza dei batteri diffusi per via aerea dell'89% in un ufficio dopo essere stato acceso 15 ore un diffusore con all'interno citronella e geranio. Quindi potete capire come l'utilizzo degli oli essenziali è sì un utilizzo di intervento di primo soccorso, ma è vero che possiamo utilizzarli anche per prevenire, quindi per abbattere già di base una carica batterica dell'ambiente in cui siamo. Quindi se lavorate spesso tanto in un ufficio, se siete tanto in macchina come me per il lavoro che fate, avere a portata un olio essenziale a scopo preventivo proprio per impedire a questi microrganismi di iniziare un'azione danno, perché il bello degli oli essenziali è proprio questo, che sono efficaci nella risoluzione di piccoli e grandi disturbi, ma la cosa più bella è proprio quella di introdurre gli oli essenziali nella vostra quotidianità. Stasera ho il geranio, che è uno degli oli che preferisco. Vi faccio vedere il modo in cui utilizzo gli oli essenziali durante tutta la giornata. Metto una goccia sulla mano aspettando che cada, non agito la boccetta o cose del genere, stropino, metto le mani a coppa, così mi avvicino, chiudo gli occhi perché potrebbero essere fastidiosi per a contatto con l'occhio e faccio dei respiri profondi. Poi a me piace tantissimo farmi proprio un abbraccio gli oli essenziali perché inizio a metterli sugli indumenti, poi mi piace utilizzarli per i capelli. Chi mi conosce di persona sa che ogni volta che ci incontriamo al primo abbraccio è un'onda di aromi e profumi. Ogni giorno ho il mio olio preferito e la cosa bella è proprio questa, quella di introdurre gli oli essenziali durante la giornata per il proprio piacere, non ricorrere agli oli solamente in caso di situazioni da risolvere. Quindi il geranio può aiutare a dimenticare i ricordi negativi e a riportare una persona a momenti di tranquillità e felicità. Quindi gli oli essenziali sono in grado di apportare sollievo a livello fisico, ma soprattutto a livello emozionale. Spiegheremo nelle prossime call come gli oli essenziali riescono a riequilibrare l'amigdala, che è la centrale emozionale del cervello, per apportare degli stati emotivi positivi. La melaleuca, che è l'ultimo degli oli essenziali singoli di cui volevo parlare in riferimento al tema di questa serata,
è un olio essenziale che può aiutare in caso di malattie infettive, micosi e contro acari e zecche. È uno degli oli essenziali più famosi quando si parla di oli essenziali, più comunemente conosciuto col nome di tea tree oil o albero del tè. E la sua popolarità è dovuta al fatto che quando ci sono da trattare le micosi, diciamo, ai piedi prevalentemente, tutti ricorrono alla melaleuca. Quindi che si fa? Abbiamo un fungo su un piede, prendiamo la melaleuca, facciamo cadere qualche goccia sull'unghia magari, e in pochissimi giorni il piede torna ad avere un aspetto piacevole. Quindi è veloce come rimedio naturale, come soluzione naturale, e l'ha reso uno degli oli più conosciuti veramente, perché il riscontro è visibile, ma voi immaginate che tutto quello che potete vedere esternamente dell'applicazione della melaleuca su delle situazioni di micosi accade anche internamente. Quindi se noi ci massaggiamo la melaleuca sotto i piedi tutte le sere, se utilizziamo la melaleuca per fare magari dei peluvi, l'olio essenziale viene trasportato internamente, arriva al circolo ematico, pensate in 30 secondi, e dall'interno ha un'azione benefica nei confronti di questi funghi, che comunque quello del piede, ok, si vede che l'abbiamo esternamente, ma tantissime sono le situazioni di micosi intestinali e da lì si parte, si apre un mondo perché l'alterazione della flora intestinale, anche per la presenza della candida o cose del genere, può avere un riscontro anche sull'aspetto emozionale di una persona. Quindi la melaleuca è stato riscontrato tra le sue proprietà antivirali, dove uno studio in vitro ha rilevato che la melaleuca alternifolia può disturbare la normale funzione con la membrana cellulare da parte dei virus dell'influenza e inibire che questi entrino all'ingresso della cellula. E questo è portentoso perché quando siamo di fronte a una situazione virale andiamo dal medico e quello che ci dice è di aspettare che l'influenza passi, di aspettare che il virus intestinale passi e così via. Ecco, gli oli essenziali hanno la capacità di entrare all'interno della cellula e di combattere gli attacchi dall'interno. E quello che volevo dire è che adesso ho notato che in commercio ce ne sono veramente tantissime di melaleuche, addirittura ne esistono 33 specie, e quella che ha un forte potere terapeutico è proprio la melaleuca alternifolia. Quindi se già avete degli oli essenziali di melaleuca, andate a controllare che sia melaleuca alternifolia. L'ultima, per terminare, vi volevo far conoscere questa miscela, perché questa miscela ci fornisce l'antibiotico naturale, cioè ha un'azione antibiotica naturale. E se volete ingerire gli oli essenziali, non improvvisatevi. Anch'io dopo tanti anni che li utilizzo non faccio mai di testa mia, uso sempre un libro che mi indica le modalità di utilizzo. Quindi qui quando si parla di batteri, infezioni batteriche, a pagina 224 c'è la miscela 1 che ha un'azione antibiotica praticamente, quindi potete prendere, se l'avete, una capsula vegetale, la aprite e dentro inserite. Questa ci ho tenuto tanto a metterla in questa presentazione di stasera perché è la miscela che mi ha fatto avvicinare agli oli essenziali. Non so chi di voi già conosce la mia storia, ma a me la prima volta che hanno parlato di oli essenziali io sono caduta davvero. Cioè, pur essendo perito chimico, laureata in biologia della nutrizione, nessuno mi aveva mai parlato della chimica degli oli essenziali e di come poteva portare un beneficio a livello di benessere psicofisico. Però purtroppo, a seguito di un intervento in sala operatoria, ho avuto una fortissima infezione batterica che ho portato gli strascichi per 10 anni. In questi 10 anni per me era veramente una tragedia.
perché non potevo uscire di casa tranquilla, non potevo andare a lavorare, perché l'unica cosa che volevo è che quando stavo male volevo starmene a letto con i miei dolori senza vedere né sentire nessuno. Da lì è iniziata la terapia, quindi antibiotici come se piovessero, proprio per poter avere la possibilità anche solo di uscire di casa e fare quello che dovevo fare. Però dovevo farlo perché, nonostante io avessi provato a cambiare l'alimentazione, a utilizzare altri rimedi naturali, il problema magari spariva per un po' di tempo e puntualmente ritornava. Una mia amica mi ha fatto conoscere questa miscela numero uno in tutti i sensi, che io ho iniziato a utilizzare e dopo veramente pochissimi giorni, che io non voglio dirvi perché alcune persone potrebbero anche non crederci per quanto sono immediati e veloci questi oli essenziali, in pochissimi giorni io sono riuscita a risolvere un problema che mi portavo da tantissimo tempo. Quindi io posso dirvi con il cuore in mano che per me aver incontrato questa persona che mi ha parlato degli oli essenziali, di come utilizzarli in maniera intelligente, ha veramente cambiato la vita. Ha cambiato la vita perché ho un approccio completamente diverso alla giornata. Prima di tutto perché non ho più un fastidio che mi portava avanti da 10 anni, e poi perché da lì è iniziato uno studio che sta durando da più di 2 anni. E riesco veramente ad utilizzarli per qualsiasi cosa, li uso semplicemente come profumo perché sono buonissimi e è piacevolissimo averli addosso. Li utilizzo per pulire casa, per fare le lavatrici. Quando conosciamo gli oli essenziali è veramente difficile farne a meno. E quello che voglio domandarvi io questa sera è: su quante persone volete fare la differenza? Per me questa persona è stata importante perché mi ha permesso di conoscere che un'alternativa c'era, cosa che prima di quel giorno non conoscevo. Quindi la domanda che mi piacerebbe rivolgervi è proprio questa: perché volete avvicinarvi al mondo degli oli essenziali? Lo state facendo per voi, per la vostra famiglia, o perché avete piacere di condividere con gli altri il fatto che un'alternativa c'è? Quindi, utilizzando strumenti semplicissimi come un link di condivisione come quello che avete ricevuto oggi, che sicuramente una persona vi ha mandato perché vi considera una persona a cui tiene, a cui è importante far sapere che c'è un'alternativa all'approccio del benessere psicofisico ogni giorno. Oppure avete un sogno più grande, quello di fare veramente la differenza e di divulgare alla comunità intera che gli oli essenziali possono essere un'ottima soluzione naturale. Io ho iniziato proprio a step, inizialmente l'ho utilizzato per me, per risolvere la mia problematica, poi ho iniziato a utilizzarli con le mie amiche che non facevano altro che chiedermi come poter utilizzare un olio piuttosto che un altro, fino ad oggi che sono qui impacciatissima a fare la mia prima conferenza via web con persone che purtroppo non riesco a vedere perché il limite è questo. Dall'altra parte voi non potete sentire l'aroma di gelsomino che mi sta inondando l'ufficio in questo momento. Quello che voglio lasciarvi è anche una piccola scheda, una scheda sulle infezioni batteriche comuni, quindi dove troviamo le infezioni dell'occhio, l'otite, la faringite, la polmonite e così via, e per ognuna di queste nella scheda indicherò quali sono gli oli essenziali più indicati per una situazione piuttosto che un'altra. Quindi per ogni conferenza a tema lascerò sempre del materiale a tutti i partecipanti. E se volete apro i microfoni alle domande.